Poracci, il gioco era Marvel Super Heroes vs Street Fighter, precisamente nella sua versione giapponese che aveva come esclusiva il buffo Norimaru. Yu ancora una volta si conferma tra i più veloci in assoluto, mentre Buflone Selvatico, grandissimo Nick, se ne esce con Spider-Man Now Go Home, You Are Drunk. La chiusura perfetta della tetralogia, però al posto di Tom Holland voglio Michael J. Paul. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! No. You print money. I like money. We shall make ours an ongoing arrangement. Now drop the gun! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, film, anime, fumetti, manga, cucina e pure giardinaggio. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché parleremo del rinvio del film di Super Mario, del mistero intorno al possibile reveal dell'arrivo del Game Boy sull'NSO e anche di una mossa inaspettata da parte di Sony. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a mettere il laccetto ai vostri Joy-Con e a partire verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. In descrizione trovate tutti i link. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo da qualche aggiornamento al volo relativo a Sony e al PlayStation Plus, perché ci sono parecchie notizie a riguardo. Abbiamo finalmente una data ufficiale per il nuovo PlayStation Plus, il servizio in abbonamento proposto da Sony che accorperà il Plus come lo conosciamo oggi e il Now, dividendo l'offerta in tre tier, Essential, Extra e Premium. Noi europei saremo gli ultimi a effettuare il passaggio al nuovo Plus, che avverrà il prossimo 22 giugno, e questa è una comunicazione ufficiale, mentre un utente su Reset Era ha riportato un'email inviatagli apparentemente da Sony, dove viene comunicato che il passaggio da un livello di abbonamento a quello superiore sarà effettuabile in qualsiasi momento, senza alcun costo aggiuntivo. Gli utenti infatti dovranno pagare solo la differenza di prezzo tra il livello attuale e quello desiderato, considerando però i giorni di iscrizione rimanenti. Quindi abbiamo 2 mesi per pensarci bene. Voi poracci, con che livello pensate di iniziare? E visto che stiamo parlando di PlayStation Plus, secondo il consueto leak di D-Labs e dell'utente Billy Kun, questi potrebbero essere i 3 titoli offerti gratuitamente agli abbonati al PlayStation Plus. Attenzione, attenzione, perché tra i 3 nomi si annida anche FIFA 22, che ok, sì, ormai è a metà del suo ciclo vitale, un po' come Switch, però rimane pur sempre un grandissimo titolo di richiamo. A completare l'offerta ci sono poi Curse of the Dead Gods e Tribes of Midgar, per un mese che sono sicuro attirerà la curiosità di molti. E chiudiamo questa prima parte rimanendo in tema PlayStation, perché si torna a speculare su un possibile remake di The Last of Us 1. Questo perché Corey Hong, un impiegato Naughty Dog addetto al controllo qualità, ha aggiornato il suo profilo LinkedIn con tutti i progetti a cui ha preso parte. Tra questi figurano ruoli attivi in The Last of Us Parte 2, nell'Uncharted Legacy of Thieves Collection e anche su 2 progetti non ancora annunciati, un titolo multiplayer, quello che secondo molti potrebbe essere la modalità fazioni di The Last of Us Parte 2, diventata poi un titolo standalone, e anche un progetto remake non ancora annunciato. Se andiamo ad unire i precedenti rumor che vorrebbero lo studio al lavoro sul rifacimento del primo episodio a partire da giugno 2020, appena dopo la pubblicazione di The Last of Us Parte 2, in molti iniziano a pensare che il gioco potrebbe realisticamente vedere la luce nella seconda metà del 2022. Secondo voi, poracci, vedremo veramente entro la fine dell'anno il remake di The Last of Us 1? Ma passiamo alle notizie del giorno. Non so cosa sta accadendo dalle parti di Nintendo, ma l'azienda giapponese è scatenata per quanto riguarda le date di uscita. In pochissimo tempo abbiamo avuto lo slittamento di Breath of the Wild a 2023, l'anticipo di Xenoblade Chronicles 3, a cui è seguito il posticipo di Splatoon 3, e ora anche il film di Mario è stato rimandato al prossimo aprile. Però attenzione, perché questo in realtà porta degli scombussolamenti anche nel mondo del gaming. La notizia arriva direttamente dal profilo Twitter di Nintendo, con un post firmato proprio da Shigeru Miyamoto, che in questa occasione riveste il ruolo di produttore del film. Il papà di Mario ha così scritto: "Parla Miyamoto. Dopo essermi consultato con Chris Sun, il mio collega di Illumination e coproduttore del film di Super Mario Bros., abbiamo deciso di spostare l'uscita globale alla primavera del 2023, il 28 aprile in Giappone e il 7 aprile in Nord America. Vi porgo le mie più sincere scuse, ma prometto che ne sarà valsa la pena di attendere tutto questo tempo."
Devo dire che sono rimasto abbastanza sorpreso da questo rinvio, perché seppure del film non sappiamo praticamente nulla, se non il cast dei doppiatori americani, ed effettivamente è un po' strano non aver visto neanche uno straccio di teaser trailer, mi aspettavo che Nintendo aggredisse le vacanze natalizie con quello che aveva tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio blockbuster della stagione invernale. Dalle parole di Miyamoto non trapela alcun motivo di preoccupazione sulla qualità del titolo, e l'ipotesi più accreditata è che si sia scelto per un rinvio di solo 4 mesi per evitare sostanzialmente la concorrenza diretta con Avatar 2, che uscirà nelle sale cinematografiche pericolosamente vicino alla prima data pensata per il film di Super Mario. I più maliziosi hanno voluto vedere anche una sorta di tentativo di replicare lo strabiliante successo del secondo film di Sonic al cinema, che è diventato in breve tempo l'adattamento cinematografico di un videogioco con il migliore incasso di sempre. Nintendo così facendo starebbe cercando di replicare le stesse condizioni che hanno portato la mascotte Sega a sfondare il botteghino, uno scenario secondo me non così assurdo, anche se totalmente di segno opposto rispetto all'andamento della storica console war tra Sega e Nintendo. Comunque il vero problema è che molti pensavano che il film sarebbe stato accompagnato dall'uscita di un platform dedicato a Super Mario in modo da massimizzare l'attenzione mediatica attorno al brand. Ora non solo continua a rimanere libero molto spazio per una bella sorpresa di fine anno, ma in più con la data di uscita di Mario al cinema, coincidente praticamente con la pubblicazione di Breath of the Wild 2, è altamente impossibile sperare in un nuovo Mario nello stesso periodo dell'anno. Comunque, la curiosità intorno al film è ancora tanta, e chissà se Nintendo riuscirà finalmente a fare breccia in un mercato dove storicamente ha fatto solo una grande figuraccia e nient'altro. Il successo di Mario potrebbe aprire le porte a tante nuove cose, come una serie di Zelda o magari anche il live action di Metroid. Voi cosa ne pensate? Ritorniamo a parlare del probabile approdo del Game Boy sul Nintendo Switch Online, perché ci sono interessanti aggiornamenti di cui in realtà abbiamo già discusso ieri sera in live. Ma conviene comunque fare un po' di chiarezza su tutta quanta la faccenda. Vi ricorderete che la settimana scorsa siamo riusciti a sapere in anticipo che sarebbero arrivati dei nuovi giochi Mega Drive su NSO grazie a un bot su Twitter che scova in automatico i periodi di manutenzione delle app sui server Nintendo. Tra queste è apparsa però anche la manutenzione di un titolo a cui corrisponde solo un identificativo numerico che non rimanda però a nessun gioco conosciuto. I fan hanno iniziato subito a speculare potesse trattarsi di lavori dietro le quinte per preparare gli emulatori Game Boy a un imminente reveal ufficiale, ma mi dispiace, sono qui per smorzare almeno in parte l'entusiasmo. L'ID di Sloop, l'emulatore GBA, è un altro e come fa notare Mondo Mega, già l'anno scorso erano stati fatti degli aggiornamenti su questa app sconosciuta. Quindi cosa significa? Beh, che innanzitutto la settimana scorsa sono circolate in rete delle build molto vecchie degli emulatori GBA, ma possiamo dire con certezza che almeno fino all'anno scorso Nintendo ha continuato a lavorare sulla riproposizione della storica portatile. Inoltre, anche se questo non lascia intendere un reveal imminente, possiamo comunque dire che Nintendo ha eseguito manutenzione su un software non annunciato, che potrebbe essere di tutto, da Metroid Prime alla collection di Zelda. Quindi, come al solito, tenete gli occhi aperti, se non nell'immediato, almeno per il periodo estivo quando Nintendo proporrà il suo prossimo Direct, perché c'è ancora tanto spazio per delle belle sorprese. E chiudiamo con una notizia relativa a Sony, oggi puntata 100% sonara. Perché a quanto pare il colosso giapponese ha messo in piedi una divisione dedicata esclusivamente alla preservazione del medium videoludico. A dare la bella notizia è il neo assunto Garrett Fredley, che ha festeggiato con questo post l'inizio del suo nuovo lavoro presso Sony. Oggi è il mio primo giorno da Senior Build Engineer presso PlayStation e lavorerò come uno dei loro primi dipendenti a far parte del team appena creato dedicato alla preservazione. Non sappiamo di preciso quali saranno i compiti di questa divisione ed è molto probabile che l'intento sia quello di garantire il corretto funzionamento e archiviazione dei titoli disponibili sul nuovo PlayStation Plus. Però poracci, per me questa è una grandissima notizia. Finalmente anche i big dell'industria si stanno svegliando su un argomento estremamente importante, quello della preservazione videoludica. Un concetto che va ben oltre il collezionismo e il feticcio dell'edizione fisica, ma prende in considerazione la sopravvivenza stessa della storia del medium e della sua evoluzione. Un processo per nulla scontato, se pensiamo che fino a 15 anni fa i grandi publisher non facevano il minimo sforzo per archiviare e conservare le produzioni che hanno fatto la storia del videogioco, compito che molto spesso viene affidato alla volontà degli appassionati che sono costretti a muoversi al di
fuori di quello che viene considerato legale, una situazione paradossale. E speriamo che questo sia solo il primo tassello verso un futuro dove anche il passato del videogioco è tenuto da conto, non solo per monetizzare brutalmente sul fattore nostalgia. E questo per oggi era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi nel frattempo, mi raccomando, riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Mario, Michele Sloop, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Cioè non solo lo hanno ammazzato, ma gli hanno rimandato pure il film. Maledetti!